Buongiorno a tutti e benvenuti al TG regionale e meteo regionale del Friuli Venezia Giulia. Come di consueto, oggi, il venerdì, vi consulto sempre e vi do sempre notizie del weekend e soprattutto del meteo regionale che si illustrerà anche le previsioni e tendenze per lunedì e martedì prossimo della prossima settimana. Ma prima è arrivata la prima notizia in redazione: morto Gillo Dolfres, aveva 107 anni. Si è spento a 107 anni il pittore, filosofo e teorico nato a Trieste nel 1910. A renderlo noto è stato il nipote, spiegando che le condizioni fisiche dell'uomo erano peggiorate nelle ultime 24 ore. Il Friuli che non c'è più, vi racconto quando la politica appassionava e si appendevano i manifesti elettorali, pensate un po' voi. In 4 mesi ruba più di 11.000 euro, condannata a commessa della MediaWorld. A Fiumi Veneto, un anno ad ex contabile nel negozio di elettronica, la donna accedeva al sistema informativo che regolava gli accessi alla cassa, restava resettando il password di due colleghi ed effettuando con il loro account operazioni di versamento. Profughi sulle piste per imparare a sciare, il corso in Carnia per incentivare l'integrazione. Inchiesta falsi prosciutti dopo in Friuli. L'istituto di controllo finisce sotto esame. Nord-est economia. In Friuli Venezia Giulia la produzione cresce dell'1,5%. Bono dice la ripresa si rafforza. Caso Talpis, la sentenza della Cassazione. Era il figlio adottivo, niente ergastolo. Chiama un'ambulanza, lo ammazzano. Nuovo capitolo della vicenda giudiziaria di Andrei Talpis, il moldavo violento che aveva accoltellato nel 2013 il figlio adottivo. La Corte di Assise di Appello di Venezia dovrà rideterminare la condanna dell'uomo, partendo nella pena base di 16 anni per via del rito abbreviato. Resta la distinzione, secondo il codice penale, tra figlio adottivo e figlio legittimo. Stipendio decurtato di 300 euro. Guardia medica in stato di agitazione. Da oggi le prestazioni non sono garantite nella base dell'Isontino. La causa è che sono stati tolti ben 300 euro dalla paga. Sciopero in vista. Stroncato da un infarto, ha detto Insel, muore in azienda a 35 anni. Gianluca Cobbi è stato colpito da un attacco cardiaco. Inutili tentativi di aiuto dei colleghi che hanno cercato di prestargli le prime cure in attesa dell'arrivo di due unità mediche in primo soccorso. Sci alpinista cade e si infortuna. Il gruppo resta vicino al freddo per oltre 6 ore. Il soccorso alpino è intervenuto per portare 5 sci alpinisti sul Monte Cocco. Andiamo a vedere altre notizie. Andiamo proprio a vedere: entro 5 anni, ben 169.000 pazienti senza medico in regione. Tra 10 anni in pensione 650 dottori, l'effetto del pensionamento in 280 professionisti di famiglia sono parzialmente sostituiti. L'allarme della categoria. Farmaci cresce la spesa in Friuli Venezia Giulia, ma diminuiscono le ricette. Nel periodo gennaio-ottobre 2017 il conto è stato di 182,9 milioni di euro. In aumento anche la partecipazione dei cittadini, salita del 5,5 milioni di euro. Andiamo a vedere altre notizie. Coppie troppo litigiose per fare pace ci vuole la polizia. Aumenta la richiesta d'aiuto, in media una
al giorno. In questione di Udine, in quest'ora di Udine, rapporti fragili, soprattutto tra i giovani. La polizia sempre più spesso si trova a dover calmare gli animi e svolgere in sostanza un ruolo di mediazione. Aquileia, rivoluzione per i turisti, si pagherà per entrare in Basilica. Per visitare la chiesa si spenderanno 3 euro. Il biglietto anche per Domus e Palazzo Episcopale. Il gestore del City è un modello, dice, contributo necessario ad assicurare i servizi e per contribuire ai restauri. Andiamo a vedere altre notizie, soprattutto del meteo che è cambiato ed è stata una cosa eccezionale nella nostra regione Friuli-Venezia Giulia, andare non solo qua, ma anche sicuramente nelle altre regioni dell'Italia, ad aver avuto questo repentino freddo e glaciazione nell'Italia e soprattutto in fine di febbraio e inizio di marzo, una cosa un po' anomala, ecco. Andiamo a vedere la situazione generale. Un flusso di correnti atlantiche interesserà la regione per diversi giorni, apportando aria umida e mite, più mite alle tutte le quote. Andiamo a vedere il tempo per domani. Le temperature si sono anche rialzate. Sabato 3 marzo, cielo in prevalenza coperto. Dal pomeriggio saranno probabili precipitazioni sparse, in genere deboli, con neve oltre 400-600 metri circa. Diciamo che tornati alla normalità. Le temperature in pianura minime da 1 a più 3 gradi, massime da 5 a 7 gradi. In costa minime da 2 a 5 gradi, massime da 6 a 9 gradi. In 1000 metri più 1 grado, 2000 metri meno 3 gradi la media. Vediamo il tempo per dopodomani, domenica 4 marzo. Cielo in generale variabile, con temperature diurne più miti dei giorni precedenti. Di notte possibile qualche banco di neve sulla bassa pianura. Al mattino si avrà borra moderata sulla costa. Le temperature in pianura si prevederanno da meno 1 a più 2 gradi, massime da 10 a 12 gradi. In costa minime da 3 a 6 gradi, massime da 8 a 10 gradi. I 1000 metri più 2. 2000 metri meno 2 gradi la media. Vediamo la tendenza per lunedì 5 marzo. Il cielo da poco nuvoloso, scusate, da nuvoloso a coperto, con bassa probabilità di qualche debole precipitazione. Questo è il tempo per l'inizio della prossima settimana, lunedì. Pianura, le temperature si prevederanno meno 1 a più 3 gradi, in costa da più 3 a 6 gradi. In pianura e costa le massime saranno da 8 a 11 gradi. In 1000 metri 1 grado, 2000 metri meno 1 grado, la media. La tendenza per martedì 6 marzo. Il cielo sarà coperto con probabili piogge sparse, in genere moderate, e neve oltre gli 800 mm circa. Le temperature in pianura, i minime saranno da 4 a 6 gradi e in costa da 5 a 8 gradi. Le massime in pianura e costa da 8 a 10 gradi. I 1000 metri più 2 gradi, 2000 metri meno 2 gradi la media. Questo è il tempo per questo weekend e l'inizio della prossima settimana. E da Marco è tutto. Finisce qui il TG regionale e meteo regionale del Friuli-Venezia Giulia. Vi ringrazio per l'ascolto. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao a tutti.